Il modello di riferimento dei poeti siciliani è senza dubbio la lirica d'amore composta dai trovatori nelle corti feudali della Francia del Sud. A questa essi si rifanno per comporre i propri versi in volgare siciliano. Tuttavia, sono notevoli le differenze tra il modello provenzale e il clima culturale in cui si sviluppa la scuola siciliana. I poeti siciliani sono quasi tutti funzionari con incarichi a corte di tipo amministrativo, solo per citarne alcuni. Giacomo D'Alentini è un notaio, Pier delle Vigne è il capo della segreteria imperiale, Guido delle Colonne è un giudice. E si praticano per diletto una poesia che non ha nulla a che fare con le loro professioni. Diversamente dai trovatori, essi non sono degli artisti di professione. Forse anche per questo motivo, provenendo cioè da una formazione più giuridica e retorica che non artistico-letteraria, sono inesperti di musica e cessano di comporla o di farla comporre ad altri. I componimenti vengono scritti, non composti prima solo oralmente e pensati per la sola lettura, per questo non richiedono l'accompagnamento musicale. Non solo, mentre le liriche dei trovatori erano destinate alla fruizione collettiva, venivano cioè cantate di fronte al pubblico della corte, le poesie dei siciliani vengono lette in forma individuale e privata. A differenza dei trovatori provenzali che componevano testi anche vivacemente impegnati, legati alla cronaca o all'esperienza biografica personale, alla corte di Federico II non vi è spazio per posizioni o espressioni politiche che non siano quelle dell'imperatore. La poesia si separa dunque dalla vita pubblica, dalla realtà politica, per abbracciare l'unico tema possibile, quello dell'amore cortese, adattato e rielaborato secondo criteri specifici. Non sorprende pertanto che le poesie della scuola siciliana siano più astratte di quelle provenzali, ossia meno inclini a descrivere situazioni concrete legate all'esperienza biografica. Esse tendono piuttosto a soffermarsi sulla definizione teorica dell'amore e sull'analisi dei modi con cui si manifesta l'innamoramento. Il tutto attraverso un processo di introspezione psicologica molto raffinato, ma anche attraverso un'analisi di tipo scientifico e razionale.